Mister, siamo alla terza giornata di campionato, la sfida con il Lamezia sembra però già una di quelle fondamentali, d'accordo? Sì, sono d'accordo, come lo era anche la seconda che ci ha visti sconfitti a Teramo, lo era per noi anche la prima. Sono tutte fondamentali, soprattutto quest'anno perché ricorderete bene che 8 si salvano direttamente, la nona andrà ai play-out, quindi non c'è molto tempo, di questi ne siamo coscienti e cerchiamo di lavorare, di crescere soprattutto più in fretta possibile proprio per evitare che ci sia poi un distacco troppo lungo da rimarginare. Mister, a te oggi l'allenamento blindato, lontano da occhi indiscreti, aveva paura forse di un rambo di casa nostra come quello che ha spiato la Samp di Degli Rossi? Beh, non a quei livelli, anche se si è mimetizzato bene, anche se poi in realtà non è proprio così, di blindatura non c'era assolutamente nulla, perché in curva sud c'erano delle persone a guardare l'allenamento, quindi stiamo parlando di un finto problema in realtà, come è un finto problema anche chi ha sostenuto che io ho blindato o per paura o per non concedere ai nostri tifosi. Non è così. Ci sono dei momenti che ritengo opportuno dover in qualche maniera rimanere solo con la squadra, non solo per la concentrazione, ma anche perché se viene fuori qualcosa può essere strumentalizzato. Niente di tutto ciò che sia stato scritto o magari anche detto. E poi sta pensando anche a dei cambi, no? Nello schema tattico 4-3-4, ma anche negli uomini. Sì, diciamo che le variazioni possono succedere, ci possono essere settimanalmente, laddove portano soprattutto condizione psicofisica migliore rispetto a chi magari sta attraversando un periodo non buono. Secondo domani che sfida? Esatto. Quello che stavo per pensando. Noi è una sfida molto importante, perché vogliamo dimenticare a tutti i costi la partita non giocata o giocata in malo modo a terra, no? Però senza che intorno ci sia quest'area di tensione o di ultima spiaggia. C'è ancora molto tempo da disputare e da allenarsi per farsi trovare.